La città, luogo di coesione, crescita civile e comunitaria. Perché la gente se ne va in giro a disegnare falli? 14° incontro di amore e politica all'Associazione Artigiana di Mutuo Soccorso di Martina Franca. Oggi assistiamo a rivendicare chi ha fatto la bombetta. Vogliamo affrontare il tema urbanistico della città in una visione positiva, ha dichiarato il presidente, avvocato Luca Conserva. Il PUG è uno strumento. Noi invece abbiamo bisogno qui di riallacciare le relazioni che si sono frastagliate, si sono sgretolate in questi anni, per cui va ricondotto tutto a una riappacificazione della città. Perché uno strumento di questo tipo è uno strumento che può dare, può essere il volano dello sviluppo di una città solo se tutti quanti si sentono partecipi di questo progetto, che non è un progetto, diciamo, tecnico di realizzazione di edifici, è un progetto in cui si stabilisce qual è il futuro a cui devono partecipare tutti quanti i cittadini. È da più di 30 anni che si parla comunque a Martina Franca di PUG. E non si riesce mai a raggiungere un accordo comune e condiviso. Secondo Luca Conserva, perché? Non si riesce a raggiungere perché questa società ha lavorato sulle divisioni, sulle contrapposizioni, sugli egoismi. Non ha mai lavorato sulla solidarietà, sulla libertà di espressione, sulla democrazia dei processi, sulla partecipazione all'interno di un processo. È un processo che deve vedere partecipi tutti, non solo alcune parti, alcuni singoli, perché in questa maniera sarà sì un progetto, ci sarà un elaborato, si potranno realizzare delle opere, però saranno opere solo ed esclusivamente di quella parte della città o di privati che hanno avuto interesse alla realizzazione. Ma la città poi avrà quale conseguenza? Che i giovani continueranno ad andarsene perché non fanno parte di questo progetto, gli anziani saranno in pensione e quindi non tratterranno i giovani, e questa sarà una città, sì, con tanti probabilmente palazzi, con tante opere pubbliche, però senza l'uomo, senza la persona. È una città senza una persona, che cos'è? Che dialogherà con l'architetto Giancarlo Mastrovito, componente del direttivo regionale dell'INU, Istituto Nazionale di Urbanistica. Il tema scelto è costruire comunità intorno a un progetto condiviso. Le città sono nate per essere comunità prima ancora di essere, come dire, di avere una dimensione materica. Quindi come si può cercare di governare delle cose se non essendo, stando insieme e pensando a quello che è una prospettiva di città, ma intendendola come comunità, proprio cercando di tenere presente il capitale umano, tutto quello che in una città esiste come consapevolezza umanitaria, e cercare di tenere insieme un progetto che soddisfi sia la necessità individuale, ma non tralasciando quella che è una necessità collettiva, proprio per darsi e dare un programma di vita a ognuno di noi, ma anche a tutti insieme. Quanto è importante per la città di Martina Franca anche l'approvazione di un PUG, e soprattutto come si arriva al PUG che possa andare bene per tutti? Ma io citerei quello che un grande urbanista ha affermato: lo strumento urbanistico è un atto politico tecnicamente assistito. E sono poche parole che raccontano quanto la città innanzitutto debba avere un progetto politico, debba avere una visione, una strategia che non può derivare dalla visione di qualcuno o da una parte della città. Deve essere la visione generale, strategica della comunità, che si concretizza attraverso uno strumento, ma non si può trasformare lo strumento nel fine. Il nostro piano urbanistico generale sicuramente è uno strumento importante, ma strumento deve rimanere. Uno strumento che non è a disposizione di tutti, non è uno strumento che può soddisfare tutti. Per cui quello che oggi stiamo facendo sicuramente è una cosa importante, ma le criticità che sono venute fuori, ossia quelle di non essere uno strumento conosciuto innanzitutto da tutti e nemmeno accessibile a tutti, lo ha reso uno strumento impermeabile,
molto distante da quello che poi è il senso di comprensione, proprio di consapevolezza di tutti. Quindi dobbiamo ritornare a innanzitutto definire la strategia e la visione, ma questa è una missione politica che deve compiere innanzitutto un'amministrazione comunale. Non so se questa amministrazione comunale ha i tempi e le modalità per farlo, ma in ogni caso è un procedimento avviato e che quindi deve innanzitutto definirsi da questo punto di vista. Dopodiché lo strumento urbanistico viene dopo e, come diceva appunto l'urbanista Indovina, è un atto politico tecnicamente assistito. Buonasera, siamo al 14° incontro di Amore Politica, questa serie di incontri che stiamo realizzando per promuovere la liberazione interiore dell'uomo attraverso la consapevolezza del sé creativo. Naturalmente amore nel senso generale, questa sera sarà l'amore per la città, no? per l'uomo che vive all'interno della città. Il titolo è La città, infatti, il luogo di coesione, crescita civile e comunitaria, e il sottotitolo, di cui ci parlerà il nostro ospite, l'architetto Mastrovito, costruire comunità intorno ad un progetto condiviso. Quindi io innanzitutto ringrazio l'architetto Giancarlo Mastrovito per essere qui fra noi, per essere nostro ospite, per aver accettato il nostro invito a partecipare a questa serie di incontri. L'architetto Mastrovito è un urbanista, fa parte e componente del direttivo regionale e nazionale dell'INO, dell'Istituto Nazionale di Urbanistica. Bene, io faccio questa breve presentazione, però mi piacerebbe che lo stesso architetto Mastrovito, prima che sia introdotto l'argomento, ci parlasse un po' di lui, della sua esperienza e dell'INU, no? Che cosa rappresenta l'INU all'interno degli organismi, diciamo, tecnici o meglio umanistici dell'attività professionale che va svolgendo. Quindi prego, architetto. Intanto ringrazio, posso dire, amico Luca Conserva. Ci possiamo anche dare per gli anni, per tutti gli anni che ci conosciamo ormai. Sì, sono venuto volentieri perché innanzitutto essere chiamati a dibattere, a parlare di questi temi in questa città, ma ovunque, è sempre una cosa importante, perché contrasta proprio la tendenza a isolarsi e a rendere questi ragionamenti quasi di tipo tecnico, quasi scientifico, ma mai portarli su un piano umanistico. Seconda questione, vengo volentieri a un incontro di questo genere perché mi dà la possibilità anche di sottolineare quanto l'urbanistica e quindi la scienza che in qualche maniera studia, analizza le dinamiche della città, ma intendendole non solo e non tanto per aspetti tecnico-infrastrutturali, quanto quelli proprio dello spazio, dell'ambiente in cui l'uomo si muove, si relaziona, lavora, riesce a ritrovare quel benessere individuale e collettivo a cui poi si aspira. E quindi la città è il luogo per eccellenza della politica. Non a caso, diciamo, la polis e la civitas divise proprio in questa definizione stanno proprio a significare il luogo, lo spazio dove si può, diciamo, la società esprime le sue idealità, i suoi valori, ma non da soli, in relazione con gli altri, e quindi costruisce coesione e relazione di comunità. Allora, intanto voglio dedicare pochi minuti a spiegare un po' l'organismo di cui faccio parte. L'Istituto Nazionale di Urbanistica nasce nel 1930, occupandosi di temi che riguardano l'edilizia e l'urbanistica, e stiamo parlando di anni in cui, diciamo, la scienza urbanistica si collocava in un'Italia non proprio evoluta diciamo,
sotto i principi, non a caso, insomma, la prima legge urbanistica in Italia è venuta nel 1942, quindi senza, non avevamo una legge, non avevamo niente, ma una cosa era certa, che la consapevolezza che l'urbanistica fosse una scienza necessaria, idonea per studiare lo spazio principale, che non è solo la città, ma è anche, diciamo, lo spazio rurale, ma insomma lo spazio per eccellenza dove l'uomo si muove e si aggrega proprio la città. Io, scusa se ti interrompo, no? Hai detto che nasce nel 1942, quindi pieno 1930. A 30, quindi sì, comunque sì, sì. In un clima già diciamo fascista, no? Assolutamente, no? Sì. E diciamo con tutti i limiti, io non sono un fascista naturalmente, non sono, però diciamo un periodo di architettura nuova e l'idea di un uomo nuovo che dovesse, no, essere proiettato in quella società, anche con l'idea che Gentile aveva, no, di questo umanesimo, però ha avuto rapporti, forse nel 1930 non li aveva più, ma li aveva avuto con Croce, quindi diciamo siamo in un periodo in cui anche diciamo, lo sviluppo dell'uomo inteso come colui attorno al quale bisognava costruire il nuovo, no? Diciamo, con tutti i limiti naturalmente che un totalitarismo può avere, ci ha lasciato tra l'altro delle architetture, no, che contrassegnano un certo periodo. Noi quando ci sono architetture di un certo periodo le individuiamo in maniera molto ma molto netta, in qualsiasi parte d'Italia ci troviamo. Questo per dire che nonostante sia nata nel 1930, credo che la filosofia di fondo, che è quella di costruire una città attorno a quelle che sono le esigenze e la realizzazione del sé profondo dell'uomo, possa essere, credo, è una domanda che ti faccio, l'obiettivo anche dell'Istituto Nazionale per l'Urbanistica. Assolutamente sì, anche perché se questo non fosse stato, questo inizio, nel 1947, quando l'Istituto Nazionale dell'Urbanistica riceve il riconoscimento da parte con un DPR, con un decreto di Presidente della Repubblica, di istituto di alta cultura e formazione scientifica, chiaramente diciamo, questo riconoscimento non sarebbe venuto se alla base non c'era quell'interesse pubblico che muoveva l'Istituto Nazionale dell'Urbanistica non solo e non tanto a studiare le cose, ma a studiare, diciamo, le cose insieme alle persone. E quindi diciamo, un'organizzazione, un istituto che in questo momento continua a manifestare la necessità di tenere in vita, diciamo, le città dal punto di vista ideale, rispetto a invece a tante tendenze in cui cercano, tante dinamiche che cercano di sgretolare questa visione complessiva di questa visione sistemica che deve tenere insieme sì le funzioni, ma anche, come dire, il luogo ideale dove far diventare le persone migliori. Perché noi spesso dimentichiamo che l'obiettivo principale di una comunità, soprattutto della politica, dell'amministrazione, attraverso l'urbanistica, attraverso i lavori pubblici, non è quello di modificare, trasformare gli spazi così per finalità proprie, ma con la finalità specifica di migliorare il benessere individuale e collettivo. Questo può accadere semplicemente molte volte modificando, non a caso poi negli anni nascono i processi di rigenerazione, sono processi legati al concetto che modificando lo spazio in qualità si riescano a ottenere persone migliori, ad esempio il concetto della buona scuola, il concetto che oggi per migliorare la scuola bisognerebbe ripartire dalle strutture, perché le strutture scolastiche, cioè i ragazzi che continuano ad andare in strutture scolastiche dove regna il grigio, i pavimenti di cemento, le grate di ferro, non si riesce a comprendere che questo spazio, diciamo, segnerà inevitabilmente in negativo la psicologia di queste persone, che diventeranno cittadini
politici, imprenditori, madri, padri, sindaci dei prossimi decenni, e si porteranno dietro, diciamo, quelle cicatrici derivanti proprio dal rapporto con lo spazio non proprio qualificato. A proposito di questo, no? Ti interrompo così, ti faccio fare una piccola una riflessione che facevo mentre tu parlavi, no? Che oggi si parla di blue economy o di green economy. Io quando sento la parola economy comprendo che non stiamo parlando più dell'uomo, ma stiamo parlando del profitto, del business, no? Per cui il linguaggio che ci stanno trasmettendo è un linguaggio che andrebbe anche analizzato, perché sembra una cosa positiva, no? Orientata, il green, il verde dà l'idea, no? di vicinanza alle esigenze dell'uomo. In realtà poi quando leggiamo economy comprendiamo che si tratta non di qualcosa di vicino all'uomo, ma di qualcosa che è vicino al profitto, no? A quello che l'impresa dovrà fare, realizzare, ma non per l'uomo, ma per il profitto. E questo, a proposito della psicologia delle scuole, no? È qualcosa che andrebbe insegnato, cioè andrebbe insegnato come il linguaggio, in realtà, si sta distorcendo al punto tale che ci fa percepire qualcosa di positivo che poi è negativo. Scusa se ho fatto questo inciso, ma diciamo, siccome hai parlato di scuola, di formazione, di strutture, no? Spesso le scuole vengono, diciamo, viste come strutture, quindi chi deve realizzare la scuola, ma non come luoghi attorno, che devono essere realizzati attorno a chi? Allo studente, agli insegnanti, per realizzare dei luoghi che siano luoghi che creano delle persone che poi, diciamo, hanno anche delle capacità critiche. Insomma, quella è una cosa un po' più complessa. Scusami se ti ho interrotto. Far parte di un istituto nazionale di urbanistica oggi, in cui io rivesto il doppio ruolo, sia quello regionale che quello nazionale, mi fa toccare con mano l'impellente necessità di essere presenti sul territorio, perché in realtà questo concetto che noi ci dissociamo dagli spazi, ci dissociamo dalla natura, ci dissociamo dall'ambiente, in realtà ci porta dei danni che noi non riusciamo a comprendere. Un esempio molto lampante è negli ultimi decenni il distacco che noi abbiamo attuato tra noi e la campagna. Per anni abbiamo lavorato culturalmente per distaccarci dalla campagna, perché la campagna ci ricordava sacrificio, ci ricordava la fame, il freddo, ma soprattutto ci ricordava un'epoca di stenti che dovevamo assolutamente scaricare, e ovviamente ci siamo illusi che, infatti abbiamo notato spesso in campagna che negli anni 70 a fianco a un trullo sono nate delle scatole di cemento, a fianco a un fragno, a un leccio abbiamo piantato i pini. Questo per riscattarci da un'idea che il passato andava negato a vantaggio di un futuro che era il nostro riscatto su cose che non ci appartenevano. Questo pian piano però ci ha fatto comprendere che il distacco dalla campagna, il distacco per esempio nelle ultime generazioni, dal ciclo delle stagioni, dal non comprendere il valore proprio dell'acqua, dei cicli dell'acqua. Io avevo uno zio che era sempre felice quando pioveva. Noi spesso sentiamo la frase: quando la giornata è piovosa, che brutta giornata. Io avevo uno zio contadino che lui era contentissimo quando pioveva, perché lui era perfettamente sincronizzato sul ciclo delle acque. Per lui l'acqua significava il bosco che si imbeveva di acqua e quindi cresceva, la campagna che, diciamo, il suo orto che andava avanti, il vigneto che assorbiva acqua e quindi avrebbe dato i frutti della stagione, ma soprattutto l'acqua che andava nella cisterna, perché l'acqua faceva parte del ciclo. Quindi immaginiamo come loro 40, 50, 100 anni fa erano collegati perfettamente col ciclo della natura e quindi riuscivano a interpretare nel bene e nel male il loro... Raccogliendo.
il loro raccordo con la natura. Invece noi oggi viviamo in maniera completamente dissociata, e lo facciamo anche in città, spesso rinnegando per esempio il valore della poca naturalità che è città. Osserviamo per esempio ben come vengono potati gli alberi. Gli alberi, ci potrebbe essere per esempio una potatura dedicata a un filare, e si fa in una maniera. Non sono un esperto di potature, ci sono i forestali, professionisti eccellenti, che avrebbero molto molto più da dire di me, ma dal punto di vista urbanistico però la scienza del verde urbano non è proprio una, diciamo, una marginalità. Una villa, e quindi un insieme di alberature, andrebbe potata in una certa maniera. Ci sono specie che vanno potate in una certa maniera e altre in un'altra ancora. Invece vediamo spesso che gli alberi tanto vengono potati male che nel giro di pochi anni proprio muoiono, seccano. Ma noi non ci accorgiamo nemmeno di queste cose, quindi siamo completamente lontani dal concepire una naturalità che comunque ci appartiene. È una città innaturale, lo dimostra anche il fatto che non è fatta per le relazioni. Infatti la città, dal punto di vista proprio degli spazi, della mobilità, ad esempio immaginate i marciapiedi, cosa rappresentavano 50-100 anni fa, no? Anzi, quanto 100 anni fa le macchine erano pochissime, 50 anni fa sono cominciate ad aumentare, oggi i marciapiedi avrebbero ancora più senso. In realtà molte volte i marciapiedi vengono ristretti, vengono tagliati per fare parcheggi di auto. In realtà il marciapiede è un luogo di grande opportunità sociale, perché camminando lungo i marciapiedi si stabilisce quella mobilità lenta che consente di incontrare l'amico, che consente di osservare gli spazi, che consente di riflettere mentre si cammina. Invece incanalati in auto si è così assurdamente assenti che in realtà, diciamo, succede esattamente il contrario. Quindi può sembrare il concetto urbanistico un concetto da esperti, un concetto che deve essere addirittura imposto per conto di qualcuno, cioè una scienza che indipendentemente da tutti prende delle decisioni senza sentire nessuno su quello che si deve fare o non si deve fare. In realtà è una scienza che invece dovrebbe innanzitutto comprendere con chi sta avendo a che fare. Perché se noi non riusciamo a capire chi siamo, soprattutto in un certo momento storico, e a questo servono le analisi, non solo a individuare le potenzialità che quel luogo ha dal punto di vista immobiliare, strade, servizi, ma anche a capire oggi chi siamo, ma soprattutto come corpo sociale. Perché quel dire chi siamo cambia completamente la prospettiva. Se siamo persone giovani, aspireremo magari a determinate cose. Se siamo persone anziane, aspireremo ad altre. Ma soprattutto non si possono fare scelte o per gli uni o per gli altri. Ovviamente si deve lavorare sempre nel segno dell'equilibrio. Quindi bisogna ricercare la soluzione che innanzitutto faciliti il rapporto tra generazioni, e soprattutto mette in condizioni tutti di esprimersi al meglio. Anche perché c'è da dire che la ricchezza, la prima ricchezza, e quindi non stiamo parlando di PIL, ma di BIL, quello che chiamano il benessere interno lordo, che non viene misurato da nessuno, non è tanto la capacità di un territorio. Si parlava Bob Kennedy negli anni 60. Certo, non è tanto esprimere quello che noi siamo capaci di produrre economicamente. Quello è importante, certo, ma noi siamo sicuri di produrre economicamente a prescindere da tutto? O siamo più produttivi se siamo in un ambiente qualificato, che ci accoglie, che ci fa star bene, che ci coccola, che ci ama? È chiaro che persone che vengono stimolate da questo punto di vista, su questo avrebbe molto molto da dire chi si occupa di psicologia, di sociologia urbana, di antropologia. Cioè, nel momento in cui esiste un ambiente accogliente, favorevole, qualificato,
diventa una miscela esplosiva dal punto di vista delle dinamiche, diciamo, dell'inclusività, delle dinamiche proprio produttive, perché si accende in ognuno la voglia di fare. Ma perché? Perché il proprio fare viene messo in rete con quello dell'altro e uno più uno non fa due, fa tre. Certo. È chiaro che succede esattamente il contrario invece in una città invece che isola, che tiene lontano, che addirittura umilia, che addirittura allontana. Diciamo, parliamo ovviamente di processi che nel bene e nel male appartengono alla politica. Non può una comunità prendere una direttrice senza l'intervento della politica. La politica ovviamente nei vari livelli storici è stata fatta in tante maniere, ma oggi chi detiene la politica in genere è chi detiene il potere in una città. E quindi il compito principale è quello di tenere insieme la comunità e di renderla migliore, indipendentemente da tutto. Quindi non si può fare le cose migliori a spese delle persone. Io recentemente ho riflettuto molto su questa condizione di disagio che soprattutto appartiene proprio ad un'amministrazione che ha prodotto molto dal punto di vista materiale, di denaro, soldi, nel senso opere pubbliche, finanziamenti. Quindi non si può dire che questa amministrazione non abbia prodotto opportunità dal punto di vista delle opere pubbliche. Ma se ascoltare i cittadini, o se ognuno di noi dovesse ascoltare se stesso e chiedersi: ma in rapporto a queste opere pubbliche, in rapporto a tutto questo movimento che c'è, ma tu sei più felice o meno? Ti senti più soddisfatto di essere martinese o meno? C'è qualche problema che bisognerebbe analizzare, perché onestamente si registrano delle insoddisfazioni che probabilmente possono derivare anche da una città che non funziona. Beh, è compito dell'urbanistica, sarebbe stato, cercare di capire questa comunità, come farla funzionare. In questi giorni si discute molto, in questo periodo, di PUG, di piano urbanistico generale, ma soprattutto si sta discutendo molto di centro storico. Un centro storico che sappiamo tutti a Martina in una condizione veramente disperata, si può dire, se non per gli assi matrice che funzionano almeno nei fine settimana. Sì, nei giorni un po' più, però in generale il centro storico è un luogo, è la periferia più centrale che abbiamo, intendendo anche come luogo a rischio, perché sappiamo bene che tutte quelle svastiche o tutti quei segnini che la gente fa, probabilmente se quella stessa gente stesse bene non li farebbe. Certo, può essere un segnale di malessere. Certo, non è da sottovalutare. A voglia che facciamo i giustizialisti, li andiamo a prendere, li portiamo, li mettiamo dentro. Bisogna capire profondamente quello che attraversa la città in questo momento. Potremmo dire: non hanno ragione, ma dietro ci sono delle ragioni Sì, non dobbiamo giustificare questi gesti, ci mancherebbe, però intanto, individuato il problema e colpito, bisogna chiedersi: perché la gente va in giro a disegnare le svastiche? Perché la gente se ne va in giro a disegnare falli nel centro storico? Questo è un problema. Perché nel centro storico si insediano le prostitute? Queste sono domande che noi... Forse c'è anche spaccio nel centro storico. O perché c'è spaccio? E perché la Martina la gente si droga? Ma io mi chiedo anche: come mai Martina ha il record delle persone che si buttano dai palazzi dal quinto piano? Perché? Ma l'abbiamo mai capita questa cosa? Ma perché sono persone fuori di... È facile additarli come persone che non ragionano. No, qui ci sono profonde ragioni di disagio e di malessere che probabilmente derivano da una comunità che non riesce a comprendere il disagio individuale, che sfocia in mille maniere, che poi è violenza, no? La violenza può andare
in una direzione verso, nella direzione verso gli altri, ma può andare innanzitutto verso se stessi e farsi male, ma sempre di violenza stiamo parlando. Quindi questo concetto che Martina Franca sia una città sostenibile, lo possiamo affermare? La sostenibilità è un concetto che innanzitutto parte dal rapporto tra una persona e l'altra? Cioè nel momento in cui c'è la comprensione dell'altro, allora si può parlare di città sostenibile. Sono perfettamente d'accordo. Non è un concetto economico la sostenibilità. E questo lo posso affermare sottolineandolo, diciamo, pur essendo deformato magari professionalmente sulla cura delle cose. In realtà qui abbiamo, diciamo, abbiamo un obbligo, un dovere di cercare di capire fino a che punto questa città è sostenibile, se tra di noi non c'è quella relazione sufficiente, se non c'è quella comprensione sufficiente, ma soprattutto se non c'è quel rispetto che deve essere dato all'interlocutore, indipendentemente chi esso sia. E non c'è forse spesso un abuso di potere da parte di chi amministra, di chi dirige, di chi sta seduto dietro magari una scrivania di comune, pensando che il Medioevo non sia un periodo passato, ma che sia ancora in voga. E allora come possiamo pensare a coesione, a comunità, se uno dice e l'altro deve fare? Certo. Ma il senso della democrazia non va esattamente d'accordo con quello della comunità. La comunità e la democrazia esistono, se esiste la consapevolezza che siamo di fronte, diciamo, come cittadini, tutti in diritto di esprimere un'opinione e soprattutto di indirizzare nella giusta maniera le cose. Soprattutto perché, diciamo, viviamo in un periodo in cui le tensioni non sono solo interne, ma sono soprattutto esterne. Mi riferisco al fatto che, diciamo, negli ultimi 30 anni, no, c'è stato uno spostamento dai profitti che venivano dalla produzione di merci, dai profitti che invece vengono dalle speculazioni finanziarie. Per cui è facile che i nostri giovani, in un'economia, come dicevi prima, in cui non c'è più l'agricoltura, cioè si spostano, no, in quelle sedi dove c'è la finanza, no, pensiamo in Italia, Milano, Londra, perché lì trovano, no, la possibilità di esprimere le loro potenzialità. Ma poi c'è anche un'altra diciamo forza centrifuga, nel senso che allontana, no? Che è quella che una volta il lavoro doveva essere all'interno di alcune strutture, oggi lo puoi dislocare in qualsiasi parte del mondo quel lavoro e quindi speculare su questo lavoro. Quindi comprendere che ci sono anche questi processi esterni di attrito all'interno di una comunità e vedere come risolverli, perché chiaramente questi problemi Pasolini 40 anni fa li vedeva già, cioè sembra, se uno oggi legge Pasolini sembra che stia leggendo quello che stiamo vivendo, no? Quindi una città che non si rende conto che ci sono queste forze esterne che portano la gente, quella che sta sul posto, a soffrire la competizione dei salari con salari di paesi terzi, asiatici, e quindi quella sorta di depressione, no, che viene, e che ci sono altre forze che portano via i giovani perché sono attratti non più dalla produzione ma dalla speculazione. Tant'è che i prodotti interni lordi oggi li misurano più sulle speculazioni finanziarie che sulla produzione vera e propria. Avere anche un'idea di questo e sapere che ci sono queste forze che portano via, no, le nostre risorse, oppure le deprimono perché stanno qui e devono accettare anche di competere con un lavoratore che si trova a milioni di chilometri di distanza, senza affrontare queste tematiche rischiamo di creare un progetto, una città di una città che non esiste, senza aver affrontato i problemi all'interno di questa città. Ci sono problemi, come dicevi giustamente, della città, la prostituzione nel centro storico, la periferia nel centro di cui parlavi, ma ci sono problemi anche che arrivano dall'esterno, no? Fare un progetto per la città significa anche pensare a questo, credo, non so tu.
Che cosa ne pensi? Beh, tutto quello che stiamo dicendo ha una, diciamo, ha una necessità, una base fondamentale. Innanzitutto bisogna avere, diciamo, affrontare le questioni con cultura. La cultura non è organizzare eventi in cui si presenta il libro a 40 persone. La cultura è far capire che un pino va tagliato e vanno piantati 3 fragni. La cultura è dire che le chianche di un trullo non devono essere quelle segate. È per trasformare un trullo in un cono di gelato. La cultura vuol dire affrontare, per esempio, una politica agricola che tolga i terreni dall'abbandono e renda produttivi, diciamo, con nuove tecnologie, ma i nostri paesaggi rurali agrari. Questa è cultura. E io aggiungo anche sensibilità. La sensibilità, oggi, ieri si parlava molto, come si parla anche molto oggi, di David Sassoli, una persona che in maniera indistinta è stata considerata una persona gentile, molto cortese e sensibile. Io non credo che David Sassoli, senza sensibilità, sarebbe arrivato a quel livello, non solo di risultati politici e professionali, ma a livello di considerazione che hanno avuto tutti. Vabbè, certo, si può dire, quando uno muore tutti si scatenano e fanno la gara a dire che quanto è stato bravo, quanto è stato bravo. Però si intuisce se è una farsa, se è una comparsa, oppure se effettivamente l'interlocutore, a me è sembrato che chiunque abbia parlato di quell'uomo lo abbia fatto con sincerità. Probabilmente la sensibilità di Sassoli è stata tale e tanta che ha portato il suo livello di intervento in Europa, oltre che in Italia, a questo punto, ai massimi livelli. Io oggi onestamente credo che per portare avanti un progetto di città, di comunità e poi automaticamente di urbanistica, e quindi parlandola proprio in termini di pianificazione, credo che la cultura e la sensibilità giochino un ruolo fondamentale, perché prima ancora di mettersi a lavorare tecnicamente, scientificamente, bisogna costruire l'atto di indirizzo politico, e quindi, che non significa scriverlo a 4 mani o peggio ancora condividerlo a 6 o 8. Diciamo, l'indirizzo politico è un indirizzo che, indipendentemente poi dalle formalità, dai documenti, dal DPP, dai documenti di indirizzo generali, io intendo a una condivisione autentica con la città, con le forze produttive, con chi la città la vive, con le espressioni che, diciamo, quella città ha nella cultura e nella sensibilità. Non bisogna dimenticare, per esempio, che Martina ha degli esponenti intellettuali di prestigio. Non capita a tutti i luoghi, per esempio, di avere così tanti scrittori, persone anche che vengono riconosciute importanti dal punto di vista proprio... Sì, letterario, ma anche con riconoscimenti che sono stati ricevuti. Abbiamo addirittura persone che si occupano in questo momento di programmi televisivi importanti, no? Cioè, non dimentichiamo che noi abbiamo un problema di paesaggio agrario, abbiamo un problema di agricoltura e abbiamo un conduttore di Linea Verde che non viene, non so se è stato sentito dire, che cosa possiamo fare per il nostro paesaggio. Agli scrittori che sono, che cosa possiamo fare per portare la nostra città? Quando io ho registrato, insieme all'Istituto Nazionale di Urbanistica, nel documento che abbiamo redatto e consegnato alla pubblica amministrazione per quanto riguarda il piano urbanistico generale, abbiamo sottolineato la mancanza di una relazione con i comuni contermini. Come facciamo noi a definire una prospettiva, una visione di città
e la Regione a noi attribuisce a Martina un ruolo dirigente nell'assetto geopolitico della Puglia centrale. Cioè Martina Franca non è una città qualunque, Martina Franca è una città che a seconda delle sue scelte può determinare o può non determinare uno sviluppo dell'intera Puglia centrale, in relazione anche con il comune di Taranto. Se andiamo a vedere ciò che è stato fatto, manca qualsiasi tipo di approfondimento dal punto di vista relazionale con i comuni contermini. Non stiamo parlando di comuni poco importanti. Se pensiamo ad Alberobello, che è un comune piccolissimo, ma che è sito UNESCO, ci rendiamo conto e noi arriviamo col nostro comune alle spalle del campo sportivo. È un fatto di territorio, un fatto di decidere gli indici, un fatto di decidere il lotto edificabile, se più o meno. No, è un problema di relazioni, di politica, di amministrazione tra un comune e un altro. È un problema proprio di decidere quest'area della Puglia, in che maniera farla funzionare, sia dal punto di vista infrastrutturale, sia dal punto di vista dei servizi, ma soprattutto in termini di prospettive tra tutte queste comunità, che relazioni devono avere affinché possano vincere la sfida non solo della sopravvivenza, perché questa sfida ci porterà a un logoramento totale, perché le nostre comunità stanno vivendo in questo momento un problema di sfida alla sopravvivenza che non si sa fino a quando tiene. Certo. Invece, proprio in questo momento bisognerebbe rilanciare con un progetto politico e amministrativo per fare in modo che Martina si metta insieme ad altre comunità per essere forti e rilanciare nel lungo periodo una sfida che quantomeno ci dia un segnale di speranza, perché altrimenti, se l'amministrazione di Martina ha creato una frattura all'interno della città stessa, figuriamoci se riusciamo a pensare come metterci in relazione con i comuni di Onoci, Alberobello, Putignano, Locorotondo e Cisterrino sulla valle, Ostuni, che sta sulla costa. Ma noi, sta sulla costa, sta in Valle d'Itria. Valle d'Itria, ma noi rispetto alla costa, per esempio, perché io ho sempre contestato l'idea che ogni comune si deve governare il proprio territorio, quando si tratta per esempio che le relazioni con la costa, noi, il nostro corridoio è Savelletri, Torre Canne, Pilone. Quindi perché noi non dobbiamo relazionarci nella pianificazione costiera, quando noi in realtà culturalmente abbiamo un corridoio che sin da quando siamo stati bambini abbiamo attraversato? Io arrivo là e sono un estraneo. Non sono un estraneo perché io sono, diciamo, un abitante di quella zona, non residente, ma comunque ci vado, sono occasionale. Allora, com'è possibile che lo sviluppo di Martina non si relazioni con una costa? Non ci relazioniamo con una città capoluogo. Cioè, ma Taranto, che sta avendo uno sviluppo straordinario da tutti i punti di vista, a noi non interessa cosa succede a Taranto. Eppure stiamo a 25 km di distanza. Allora, qui nasce un punto, ma tutto questo meccanismo si può risolvere con un atto tecnico? Assolutamente. Riusciamo a compensare tutte queste cose, come dire, mettendoci a scribacchiare o a fare qualche cartina? Diventa un po', come dire, imbarazzante dare una risposta, perché da questo punto di vista sicuramente ci dovrebbe essere, come dire, una responsabilità che porti a modificare proprio metodologicamente il rapporto che si ha tra l'idea personale con quella che in realtà dovrebbe essere messa in campo. Riportare tutto nella visione più te, perché poi alla fine si rischia di farsi prendere la mano da ragionamenti non sono ragionamenti che non bisogna affrontare. Certo, bisogna avere almeno la consapevolezza che esistono certi temi da affrontare, no? Assolutamente. Perché se non si ha nemmeno la consapevolezza, appunto, si cade poi nel tecnicismo della realizzazione di un
piano urbanistico che deve essere fatto secondo dei parametri tecnici solamente, punto e basta. Invece, voglio dire, il tema centrale è proprio la persona, l'uomo che deve vivere all'interno di questo territorio, sì, e che deve sviluppare la sua persona, la sua personalità, il suo sé, e lo deve sviluppare attraverso che cosa? Io che sono un giurista dico attraverso anche quelli che sono i principi costituzionali, cioè il lavoro. Il lavoro, in questo caso, il lavoro, no? Come è visto dalla comunità? Qual è lo sviluppo di questa città? Quali sono i canali attraverso i quali noi potremo offrire lavoro anche alle giovani generazioni? No? Allora, se cominciamo a parlare, non con lo, io dico lo scientismo, cioè oggi va di moda lo scientismo, tu che sei medico puoi parlare solo di medicina, non puoi parlare di altro, no? Tu che sei giurista puoi parlare solo di diritto, sei architetto puoi parlare di architettura, non puoi parlare di umanesimo, no? Questo lo possiamo, lo devono, di questo devono parlare i filosofi, della psicologia, cioè lo scientismo è la parte più, diciamo, meno seguita della filosofia, perché praticamente riduce tutto alla scienza. Abbiamo visto che invece la creatività, lo diceva anche Einstein, no? Viene dal confronto con altre discipline, cioè un argomento lo deve affrontare non solo da un punto di vista tecnico, ma economico, giuridico, filosofico, psicologico, no? E quindi non puoi limitarti a dire no, questi parametri vanno bene e quindi abbiamo fatto un piano urbanistico, no, lo devi affrontare avendo 360 gradi. E per quello che mi riguarda, no? Guardando l'aspetto esclusivamente giuridico, io i primi articoli della Costituzione ritrovo la solidarietà, la partecipazione, la democrazia e il lavoro, no? Allora, se una città, la Costituzione umanistica peraltro, no? Fatta da umanisti, da persone che credo nessuno abbia la possibilità di ridire, una delle la Costituzione, no? Prima al mondo, secondo me, per quello che è stato scritto, se noi già partiamo dalla necessità di sviluppare una città attraverso quelli che già sono dei principi che ci sono giuridicamente, no? Nella nostra Costituzione, già verifichiamo qual è la distanza che c'è fra questo strumento, che è uno strumento tecnico, e quello che invece è l'idea che si sono fatti i costituenti del territorio. Tra l'altro loro in Costituzione, diciamo, non avevano l'idea dell'ambientalismo, ma del territorio qualche cosa l'avevano inserita. Quindi, voglio dire, io sposo appieno quello che tu hai espresso, le perplessità che ci sono nel pensare allo strumento urbanistico solo come uno strumento tecnico. Quindi io credo che all'interno di uno strumento di questo tipo c'è bisogno di varie professionalità, in maniera che non sia solamente pensato per realizzare dei volumi, come dicevi, ma sia pensato per realizzare la persona, le persone che ci vivono. Perché poi se una comunità è unita, no, riesce. Noi abbiamo visto anche i comuni vicini a noi, quando la comunità si è ritrovata unita a sviluppare un progetto, no? Anche i comuni piccoli che fanno parte della Valle d'Itria, hanno dato dei risultati queste cose, no? Quindi ad oggi credo che anche noi abbiamo difficoltà ad avvicinarci a queste realtà, perché rispetto a loro abbiamo un gap di ritardo, no? Quindi non possiamo più essere coloro che si pongono al centro e dire no, vi proponiamo un progetto. No. Cioè, se permettete, forse dovremmo dire noi la nostra. Cosa ne pensi ancora di questo? Siccome hai fatto un passaggio sulla Valle d'Itria, no? Come pensi che si possa superare, no, questo tipo di difficoltà? Perché è chiaro che adesso loro ci vedono come distanti dall'idea di una progettualità, di una difesa
della comunità, anche perché loro sono avanti, almeno credo, rispetto a noi, o no? Intanto la consapevolezza del concetto di complessità e di limite è importante. Noi intanto non ci rendiamo conto, innanzitutto, del ruolo territoriale, lo dicevo prima, che tra l'altro recentemente la Regione, abbiamo fatto una rassegna urbanistica il 3 di dicembre a Noci, il tema era paesaggio, urbanistica, progresso di comunità, cioè volendo esplorare un po' come il paesaggio, cioè alla fine che cos'è il paesaggio? È quello che noi, diciamo, quello in cui ci riconosciamo, quello che abbiamo, quindi si parte da quello che abbiamo, no? Il paesaggio in genere è la sintesi, è un codice identitario di una certa comunità, per cui se partiamo da quello probabilmente condividiamo, cerchiamo di capire, mettiamo in relazione tra di noi il senso della complessità e cerchiamo di arrivare anche ai limiti che abbiamo. Partendo innanzitutto dai nostri limiti, quello che noi rappresentiamo e quello che possiamo fare e quello che non possiamo fare. Quindi Martina, da questo punto di vista, storicamente, è sempre stata considerata, non a caso veniva chiamata la capitale della Valle d'Itria, la perla della Valle d'Itria, ma perché? E nessuno ribatteva su questo. Perché Martina aveva una classe dirigente, una borghesia, che se da un lato, diciamo, imponeva determinate scelte, però dall'altro stabiliva un passo che era molto molto diciamo autorevole e qualificato, tanto da poi esprimersi in quello che noi oggi vediamo. Non a caso molti palazzi del centro storico ce li abbiamo noi, l'Ocolotondo non ce li ha, ma nemmeno il centro, nemmeno il Bonopoli nel centro storico c'ha palazzi come i nostri. Le masserie che noi abbiamo, ad esempio, immaginiamo la masseria Palesi, che cosa rappresenta? Un pezzo di centro storico in campagna. Quindi come facevano gli altri a contrastare questa autorevolezza che poi negli anni è stata rafforzata anche culturalmente, con il Festival della Valle d'Itria, con esponenti politici di rilievo? Abbiamo avuto tutta la famiglia Motolese, i vescovi, i sindaci. Era difficile per gli altri comuni contrastarci, ma perché forse quasi quasi gli conveniva stare nella nostra scia. Oggi assistiamo a rivendicare chi ha fatto la bombetta. Cioè cadiamo in un vortice precipitoso, dove in una frattura... Quando c'è buona la bombetta. Dico, con tutto il rispetto per la bombetta, ma che i comuni si acchiappino tra... Questo è, come dire, significativo sul fatto che Martina si è ridotta a volersi imporre territorialmente con la bombetta. Non con... dice, ok, va bene, la facciamo insieme la bombetta, magari ci mettiamo d'accordo, però rendetevi conto che la bombetta è una cosa proprio marginale. Cioè ci possiamo occupare di cose molto più importanti? No, è importante la bombetta. Questo è molto significativo e dà l'idea del livello culturale in cui Martina è caduta. E di questo dovremmo parlare. C'è un'assenza di cultura in questa città che è manifesta ormai come si deve manifestare. Allora l'unica speranza è ritornare nelle scuole, cercare di riprendere la situazione in mano, perché non è che nelle scuole si stia facendo granché, tranne qualche docente che disperatamente si difende, qualche preside, che c'è. Però in generale non c'è un'attenzione verso le scuole, tant'è che Martina, per esempio, come tanti altri comuni, non mica stanno pensando a investire le strutture, le risorse del PNRR per fare le nuove scuole, perché servirebbe un polo scolastico dove ci siano spazi sportivi, dove i ragazzi possono fare le feste il fine settimana, dove la scuola è aperta H24 in maniera magari autogestita, anche alloggi per gli studenti che vengono alloggi dall'estero. Un centro di conferenze dove ad esempio la scuola ospita all'interno la cultura trasmette. Allora noi col PNRR, PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rischiamo di finanziare opere inutili, e questo è un altro tema, quello dell'etica della spesa. Noi oggi non possiamo permetterci
di considerare o di assistere, che una famiglia non ha quasi quasi il denaro per sbarcare il lunario, o ci sono persone in grossa difficoltà, e poi vedere che magari facciamo uno stadio a Martina da 8-10 milioni di euro per 500 persone che vanno allo stadio. Io voglio capire dal punto di vista gestionale questo stadio quanto costerà nei prossimi 20 anni e chi riuscirà a sostenere le spese se tutti andremo, spero di no, ma in una situazione di depressione anche di età, perché dobbiamo considerare che ad esempio una fotografia di Martina porta un'età media sui 50 anni, fra 20 anni l'età media si sposterà a 60, ma un sessantenne ha la priorità dello stadio o di vedere, dice, se mi succede qualcosa dove mi portate, chi mi assiste? Ma soprattutto invece di spostare tutto sul luogo delle relazioni, spostiamo tutto in un luogo dove avverrà una relazione ogni 15 giorni, dove si gioca a pallone, dopo 2 ore è finito tutto, e noi abbiamo speso 10 milioni di euro per fare questa operazione. Questo è un esempio, ma cosa voglio dire? Bisognerebbe, secondo me, investire invece tutto sulla scuola in questo momento, perché dice, vabbè, qualche generazione ce la siamo fumata, ma almeno cerchiamo di riprendere quelle che vengono da dietro, perché comunque questa è un'occasione storica. Rifare le scuole, o meglio, rifare un polo scolastico, anche in città, è un'operazione che si può fare adesso. Non so se ricapiterà più. Poi c'è un altro fatto, quello dell'etica della spesa, di questi sono soldi che ci stanno dando, non certamente in regalo, ma sono soldi che verranno restituiti. Io voglio capire, tutti questi 5, 10, 20, 5, 10 milioni di euro che restano, avremo la forza e la capacità di restituirli se diciamo, un sistema produttivo non viene rimesso in sesto? Cioè la classica partita IVA, per intenderci, deve essere messa nelle condizioni di produrre o no? Perché oggi, onestamente, non so se diciamo, nella nostra visione cittadina il sistema della produzione, io non so se i settori produttivi sono stati chiamati a dire che cosa facciamo da adesso ai prossimi 20 anni, come, che tipo di organizzazione diamo a questa città, il centro storico, altre risorse, come le mettiamo in rete con la produttività della città? Questo è il tema centrale, come rendere produttiva una città, con la produzione forse si riesce a fare altro, ma senza produzione, solo con spesa, ma siamo sicuri che non andiamo a impattare in una situazione un po' pericolosa? Ecco, da questo punto di vista io credo, ritornando un po' alla domanda, che da soli non ce la possiamo fare, così come anche la logica del centro storico, lo recuperiamo, non ce la fa. Il centro storico, se non viene messo in relazione con il resto della città, ma soprattutto con gli altri centri storici, quindi con un sistema territoriale più ampio, non ce la può fare, perché è un soggetto troppo debole. È debole non solo perché io per andare al centro storico devo avere le gambe, devo poter camminare, il soggetto debole non ce la fa, fa 100 metri e torna indietro. Per andare nel centro storico innanzitutto bisogna camminare. Seconda questione, tutti i periodi sono buoni per andare al centro storico? Poi arriva l'estate, facciamo un po' di movida, facciamo un po' di chiasso, c'è un'altra rivoluzione, quella del residente, giusto? Il residente che si lamenta, io penso che il residente sia il primo elemento che deve essere rispettato. Ma ci sono i residenti nel centro storico? Quanti? Ma se, diciamo, se ce ne andiamo dentro, sono più le case abbandonate che il resto. Quindi qual è la politica che stiamo facendo nel centro storico? Non lo sa nessuno. E questo è il problema, che nessuno ha studiato, nonostante siamo impegnati da 2 anni con, diciamo, con la gestione dell'ingegner La Corte come progettista, ma ci sono stati altri anni prima in cui c'è stato l'altro gruppo, Vinale e Falqui, con diciamo, col gruppo esterno, per poi venire da... stiamo discutendo da 7-8 anni, ma la cosa fondamentale non era tanto fare le scelte, quanto capire innanzitutto chi siamo e cosa vogliamo fare, ma soprattutto non cosa vogliamo, cosa possiamo fare, perché questo ormai è il periodo delle possibilità o del possibile,
Noi non pensiamo che tutto sia fattibile, tutto sia possibile. Intanto scimmiottiamo l'idea che Martina possa essere una città dallo sviluppo. No, calma, ci mancano le ferrovie, ci mancano le strade, ci manca il mare, quindi non abbiamo il porto. Prendiamo a paragone Monopoli, no, certe volte. No, certo. Ma Monopoli si sta sviluppando. Allora, cerchiamo di essere un po' oggettivi. Martina è, insomma, isolata rispetto a Monopoli. Per arrivare a Martina, da Bari, una volta che si lascia, si gira per Fasano, e quindi da lì nasce un problema per arrivare a Martina, perché non è così agile. Monopoli in un attimo c'ha non solo la superstrada, ma c'ha almeno due strade che gli fanno da tangenziale, circonvallazione, cioè c'è non solo la statale, c'è la prima e la seconda e poi ci sono anche le strade interne. Ma a Monopoli per arrivare a Bari ci vogliono 20 minuti all'aeroporto. Allora, noi invece di pensare alle bombette, che vogliamo il turismo in cui devono venire decine di migliaia di persone, come è successo alla Rotonda Natale, che ingolfiamo tutto, pensiamo invece a un turismo, ma che tra l'altro pensare al turismo e non pensare ai residenti è un altro problema. Innanzitutto bisognerebbe rendere la città qualificata per chi abita, tanto per cominciare. Questo deve essere un concetto molto chiaro. Cioè il diritto alla cittadinanza, a vivere la città, è fondamentale. E qui nel centro storico un problema che c'è, almeno che viviamo noi, che abbiamo un'associazione qui proprio nel centro storico, è quello dell'abbattimento delle barriere architettoniche anche all'interno degli edifici. Che molti anziani, certo, preferiscono non accedere, no, alle nostre sedi, proprio perché, no, non c'è la possibilità di creare ascensori, no, che naturalmente non impattano visivamente, ma la possibilità anche di ottenere finanziamenti, perché mentre i privati hanno diritto, le associazioni, queste poche oramai che sono rimaste qui nel centro storico, non hanno manco diritto ad ottenere dei finanziamenti, per esempio per l'abbattimento delle barriere architettoniche all'interno degli edifici, perché sai bene che molte case qui nel centro storico hanno delle scale ripide, quindi accorpamento di divani, possibilità di trovare soluzioni per l'abbattimento di queste barriere architettoniche, che non è un problema semplice ed è un problema molto sentito dagli anziani nel centro storico, o meglio loro se ne fanno una ragione, dicono vabbè, non possiamo salire, non possiamo farle, rinunciamo. Però non dobbiamo pensare solo agli anziani, dobbiamo pensare anche ai diversamente abili, che praticamente non possono partecipare a queste attività, poche o molte che siano, all'interno di queste strutture che oramai, queste poche che residuano, perché se non ci fossero queste probabilmente di sera qui in piazza non ci sarebbe più nessuno. Quelle poche persone che si vedono è perché frequentano ancora i circoli che noi abbiamo qui e che gli danno la possibilità di avere quel minimo di socialità, diciamo, di quell'età che oramai è sparita, no, quasi dappertutto. Quindi diciamo, il problema del centro storico è un problema dove ci sono tutti i temi che hai esaminato, ma ce ne sono anche altri molto pratici da risolvere, che riguardano proprio l'accesso agli immobili che ci sono. Anche immobili come questo, per esempio, che ha un ingresso bello, tranquillo, grande, spazioso, però poi se devi abbattere delle barriere architettoniche hai delle grosse difficoltà. E pensare anche a un centro storico in cui ci siano possibilità di abbattimento delle barriere architettoniche non è un fatto secondario, perché questo significherebbe dare la possibilità di accesso a molte persone che hanno problemi anche di deambulazione. Qui hai ragione quando dici che per arrivare nel centro storico una persona che ha problemi di deambulazione
si stanca, no? Perché vabbè, abbiamo creato questa barriera intorno al centro storico, abbiamo ricreato le mura, diciamo, non quelle di pietra ma quelle con le strisce blu, e quindi chi arriva qui ha già una barriera di quel tipo. Per amor del cielo, c'è il problema dei parcheggi, però c'è una sofferenza molto grossa, perché è chiaro che i residenti nel centro storico lasciano le auto lungo l'estremurale, e poi chi arriva, che è turista, non sa dove sistemare l'auto, perché è chiaro che uno che paga annualmente il parcheggio la lascia lì, perché se la toglie di lì la macchina non trova più il posto, perché probabilmente sono insufficienti i posti che stanno al centro storico. Questo non è una nota polemica, è un dato di fatto. No, il problema dell'accessibilità della città è un problema diffuso. Il centro storico, che non sia accessibile il centro storico agli standard moderni, può anche starci, nel senso che sono stati concepiti sicuramente con logiche diverse. Lo scandalo è che la città moderna non sia accessibile, perché se pensiamo a una donna con un passeggino che voglia andare da un quartiere ad un altro della città, io diciamo, avrei difficoltà a tracciargli un percorso sicuro. Sicuro intendo anche il fatto che il bambino in carrozzella non debba respirare PM10. Certo. Cioè, non essere a rischio di essere, diciamo, investita o peggio ancora di ritrovarsi in luoghi che siano anche poco sicuri dal punto di vista proprio... Questa è la cosa grave, che in qualche maniera fa comprendere come ci sia un'attenzione morbosa allo spostamento veicolare, anzi si agevoli, si stimoli o addirittura si incoraggi lo spostamento veicolare, penalizzando completamente lo spostamento pedonale o ciclabile, anche se i percorsi ciclabili a Martina sono possibili solo con biciclette, diciamo, elettricamente assistite. L'idea che si possa girare a Martina in bicicletta normale non è mai venuta in testa a nessuno, perché a Martina ci sono le salite che non si possono fare, non sono per tutti. Per cui questo si accentua nel centro storico, perché chiaramente il centro storico è già nato svantaggiato rispetto alle dinamiche, diciamo, che noi oggi viviamo. Ed è proprio in questo senso che l'attenzione, lo studio, l'approfondimento doveva essere capace quantomeno di riservare dei settori della città, perché già questo sarebbe tanto dire: allora, volete andare in giro con i passeggini, volete fare sport in città, volete camminare a piedi, noi vi abbiamo riservato una zona in cui tutto è stato quasi pedonalizzato, tutto è a dimensione di pedone. Quello sarebbe già una rivoluzione, perché significa che in una città tu hai riservato un pezzo, un modello su quello stampo. Nemmeno questo, perché si cerca un po' di... Anche il piano urbano del traffico, il PUMS, i PUMS in generale, che sono piani urbani della mobilità sostenibile, in realtà sono diventati un po' dei piani fotocopia, dove alla fine si parla, ecco, il tecnicismo è usato per non far capire niente a nessuno. Cioè, questa è una cosa che bisogna cominciare a rivedere. Il piano urbanistico generale non lo deve capire nessuno. E dove sta scritto? Una delle funzioni di un piano è la comunicazione, la comprensibilità. Non bisogna essere un tecnico per capire il piano urbanistico generale. Leggere una relazione deve essere capace un avvocato, un commercialista, un operaio, uno studente. Una relazione se la deve leggere io. È chiaro, se vogliamo poi capire la tecnica di perequazione tra un indice e un altro, quella, vabbè, la lasciamo un attimo a chi è più vicino dal punto di vista tecnico. Però almeno cercare di comprendere che città vogliamo disegnare, perché qua è l'altra questione che riguarda la qualità e il disegno. Noi avevamo un tempo ben cristallizzata l'idea che la città doveva avere un disegno. Qualsiasi cosa era disegnata, sia che riguardava il portale di un ingresso di un edificio, anche gli edifici, come si dovevano posizionare per disegnare un tracciato viario, un filare di alberi, una villa, tutto era disegnato.
oggi ci scopriamo che tutto si può improvvisare, no? Poi lo rimandiamo sempre al dopo il disegno, ma dopo a cura di chi è questo disegno? Ognuno fa il suo disegnino a piacere? Allora facciamo un muro e facciamo tanti disegnini, vediamo alla fine che riusciamo a capire che cosa succede. Il senso di guardare le cose nell'insieme è proprio la modalità per immaginare una città che funzioni, una città organizzata, razionale, e una città disegnata, dove si dica chiaramente, non dico nello specifico, ma insomma si delinei una certa forma. Qui siamo arrivati nel pensare che la forma possa derivare per opera di chissà chi, dopo, per causa, forse se viene qualcuno che ce lo suggerisce. Allora siamo in una situazione dove effettivamente, bisognerebbe ripristinare due o tre cose, però ripartendo, rifondando il concetto su un elemento proprio basilare. Prima di tutto, chi siamo? Dove vogliamo andare? E terza cosa, cosa possiamo fare noi affinché tutto il sistema possa funzionare? Se non ci sono questi tre elementi, noi non riusciamo a uscirne. Va bene, penso di averti sfruttato abbastanza, di averti spremuto abbastanza, per cui io ti ringrazio, spero di quanto prima, di risentirci eventualmente, di fare altri incontri insieme. E credo che per coloro che ci hanno seguito in televisione sia stato interessante questo colloquio. Io ritengo che sia stato interessantissimo, offre molti spunti, no? Per chi volesse affrontare questo tema, per chi volesse dare anche un contributo ulteriore a questo tema, per cui voglio dire il tuo sforzo, quello di oggi, è stato almeno da me molto apprezzato, e io non posso che ringraziarti, salutarti e sperare che quanto prima possiamo rivederci e pensare a un progetto per la città che sia un progetto che vede tutti quanti noi protagonisti, tutti quanti noi partecipi di questo progetto e tutti quanti noi gratificati e soddisfatti di questa comunità qui, che noi amiamo poi, no? Sostanzialmente. Io ringrazio voi, Società Artigiana, per l'attenzione, per anche la sensibilità. In genere le congreghe vengono, queste vengono viste un po' come luoghi dove lontane, no? Da questi ragionamenti, invece questo vi fa onore e in qualche maniera dà anche un grosso contributo. Spero che la questione della città che si riprenda in qualche maniera diventi un fatto tempestivo, anche perché non possiamo pensare che in generale questi processi di decadimento possono avere tempi lunghissimi. Ma questo anche perché nel momento in cui ci si riprende quel senso, quel respiro, quella speranza, probabilmente si migliora anche l'aspetto fisico, no? Perché anche le malattie somatizzano e diventano patologiche anche in situazioni di depressione o situazioni di disagio. Per cui io la guardo proprio anche in termini terapeutici, no? Certo. In termini salutistici, cioè il fatto di riuscire a ritrovare un equilibrio generale può darci anche un benessere psicofisico a cui noi tutti ovviamente aspiriamo. Ok, grazie. Ce l'auguriamo, grazie. Buona serata a tutti. Buona e serata. Arrivederci anche al prossimo incontro.